Assemblea con i genitori riguardo alla sicurezza nelle scuole. Arrestati i responsabili della rapina al Lidl di Ponte dell'Oglio dello scorso anno. Corso per nuovi volontari alla pubblica assistenza Valnure. Ladri in azione nella piscina comunale. La storia di tre frazioni pontogliesi rivissuta sabato scorso nella piazza di Castione. Provincia di Piacenza? In arrivo dalla Regione Emilia-Romagna fondi da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Ritrovato ordigno bellico a Riva. La pontogliese Alessia Franchi in finale a Veline. 7 giorni. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del nostro notiziario settimanale. Iniziamo subito con la cronaca locale. Infatti, giovedì in comune si è svolta un'assemblea con i genitori. Il sindaco dottor Roberto Spinola, la preside dottoressa Marica Draghi, l'architetto Mario Sozzi dell'ufficio tecnico comunale e il geometra Matteo Bernardi di Promoter. Vediamo una sintesi con il servizio di Gianmaria Vianova. Si è svolto nella giornata di giovedì 13, alle ore 16, sala consiliare, un incontro attesissimo e invocato a gran voce, quello tra amministrazione comunale, direttrice scolastica, tecnici e genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo? Discutere con i genitori delle possibili accortezze per poter migliorare la convivenza tra tutti i giovani studenti, fino all'anno scorso separati in due diversi istituti. Con tutte le buone intenzioni, però, non è facile discutere in modo educato e civile con tutti i genitori. Tanti, nonostante l'orario proibitivo, interessati in modo comprensibilmente vivace alla questione. Il primo a prendere la parola è stato il nostro primo cittadino, dottor Roberto Spinola, che ha precisato la data in cui sono stati destinati i fondi, 37.000 euro, a seguito di una legge nazionale, allo studio Promoter, per poter eseguire delle prove statiche negli edifici strategici del paese, in questo caso scuola elementare, media e asilo nido. Il sindaco ha poi comunicato il fatto che l'incarico alla ditta Cappellini è stato consegnato per appalto diretto non appena sono stati reperiti i fondi, 170-180.000 euro, di cui solo 90.000 nel bilancio comunale. È stata poi analizzata la possibilità di collocare gli studenti nella vecchia scuola di Vigolzone, scartata per resistenza di alcuni genitori. La parola è poi passata all'ingegner Bernardi dello studio Promoter, che ha illustrato le analisi statiche effettuate nelle scuole elementari, medie e asilo nido. Dalla nuova delle elementari, in calcestruzzo, non ha dato problemi, sicurezza al 100% in un evento sismico di progetto che prevede la legge del 2008. L'asilo nido, in muratura portante, è stato soggetto a prove con martinetto piatto sulla muratura, che hanno dato un risultato più che buono, potendo implementare i dati ricavati con un modello di calcolo a computer che simula un sismo a progetto. La sua sicurezza è pari al 70%. La scuola media, in cemento armato, ha dato risultati, come già ampiamente detto, negativi. Il materiale derivante dalla prova del carotaggio era completamente frantumato. Per ultima, la vecchia delle elementari, che è stata messa alla prova con un doppio martinetto piatto. Ha dato come elemento di criticità la presenza di un solaio in tavoloni d'acciaio non collegati alla muratura. La struttura subisce 4 volte le sollecitazioni di un edificio con soffitto gettato in opera. Per ovviare a questo problema saranno fissati dei tiranti in modo tale da collegare i soffitti alla muratura. Altro punto critico è il fatto che la struttura in calcestruzzo è stata costruita in aderenza con la vecchia struttura, senza una distanza adeguata tale da scongiurare l'effetto martellamento. Vediamo ora l'intervento dell'architetto Mario Sozzi, responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Il problema che abbiamo avuto con la scuola media è che le criticità riscontrate ne hanno messo in dubbio la sua staticità. Motivo per cui siamo stati, come dire, obbligati a dichiararne l'inagibilità. Questa precisazione è stata, le conclusioni che ha raggiunto lo studio Promoter, come vi dicevo, sono state confermate anche da questo comitato tecnico regionale che è stato interpellato, che è un comitato tecnico costituito in seguito appunto al terremoto del maggio del 2012. Questa è la precisazione. Ultima precisazione sulla scuola media: non è che prima andavamo a scuola e non sapevamo in che fabbricato mandavamo i bambini. Prima eravamo comunque dotati di una verifica statica dell'edificio che era stata eseguita però solo sugli orizzontamenti, quindi i solai, la portata dei solai. Questa portata dei solai ci ha confermato appunto anche dai loro studi, è più che ottima. Purtroppo il problema si è verificato sul materiale di costruzione dei pilastri. Verificata sta cosa, ovviamente scuola inagibile, di conseguenza non più utilizzabile. Le soluzioni, le alternative valutate prima di procedere ad eseguire interventi sulle scuole medie.
Scuola di Vigolzone. La scuola di Vigolzone, la scuola vecchia di Vigolzone, non ha una prova sismica, quindi era necessario comunque verificare da un punto di vista di vulnerabilità sismica questa scuola. Necessita di interventi sulle coperture. Non avevamo la prova antisismica. La prova statica esiste, ma è molto datata. Vi dico le informazioni che ho raccolto a Vigolzone, perché, non, ripeto, senza voler fare le pulce al Comune di Vigolzone, nel senso che per loro è un fabbricato dismesso, di conseguenza hanno tutti i diritti di tenerlo come... E occorre rifare l'impianto di riscaldamento. Quindi, fatta questa valutazione sulla scuola di Vigolzone, si è ritenuta una soluzione non idonea. Un'altra possibilità poteva essere la scuola di Riva. Sulla scuola di Riva c'erano più che altro delle controindicazioni di livello logistico, nel senso che era comunque necessario spostarsi, erano comunque necessari degli adeguamenti e comunque anche in questo caso la verifica sismica sulla scuola di Riva non è stata fatta. Queste sono le valutazioni di contorno fatte preliminarmente al decidere si opta per eseguire dei lavori sulla scuola elementare, sapendo che comunque ci sono degli adattamenti, ci sono dei disagi, cercando di limitare il più possibile i disagi. Ultima cosa, gli interventi che vengono eseguiti oggi sono per migliorare la risposta sismica della la risposta alla vulnerabilità sismica dell'ala vecchia della scuola elementare. Teoricamente, vi dicevo solo teoricamente, potevano anche non essere eseguiti perché la scuola era comunque agibile, perché la sua risposta sismica si aggirava attorno al 20-25%. Nessuno di noi se l'è sentita con questo risultato di far entrare della gente ugualmente senza prima fare questi interventi di miglioramento della risposta sismica. Ha poi preso la parola Elena Baiguera, responsabile del settore amministrativo. Vediamo il suo intervento. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, sarà garantito normalmente per i bambini che frequentano le scuole primarie. Quindi non cambierà assolutamente niente, l'orario è dalle 8 alle 12.30 per le prime 2 settimane e successivamente dovremo rientrare a regime. Per quanto concerne invece i bambini delle scuole medie, che usufruiscono del trasporto scolastico, sono stati avvisati personalmente tutti i genitori chiedendo loro se, visto che l'orario era pomeridiano, necessitavano ancora del servizio di trasporto scolastico come da loro era stato richiesto, specifico. Alcuni genitori avevano indicato solamente l'andata, alcuni solo il ritorno, per cui noi li abbiamo contattati tutti chiedendo vi serve, non vi serve, vi serve anche l'andata, vi serve anche il ritorno, eccetera. Da queste due analisi, da queste telefonate, sono usciti due percorsi. Nel primo percorso, Veggiola, Folignano, eccetera, i bambini interessati erano solamente 2 al servizio di trasporto scolastico, mentre sul tragitto Montesanto Carmiano Riva erano 4. La mamma dei 2 bambini di Veggiola successivamente ha ritenuto opportuno, per evitare di gravare sul comune, gentilmente, è stata molto gentile, di portare per 2 settimane i bambini da soli. Per quanto riguarda invece i 4 bambini del tragitto di Carmiano, sono 3 di Carmiano e 1 di Montesanto, verrà attivato un servizio di trasporto ad hoc con un volontario e con un mezzo predisposto a tale scopo. Quindi il servizio viene garantito per tutti nello stesso modo. Per quanto riguarda il prescuola, viene regolarmente attivato dal 17, dal lunedì 17 e non dovrebbe subire assolutamente alcuna differenza. Dobbiamo individuare con la scuola solamente i locali, perché attualmente, sì, gli anni scorsi utilizzavano dei locali che adesso sono interessati dai lavori, quindi con Francesca Malvicini abbiamo parlato stamattina, dobbiamo individuare i locali, niente di più. Per quanto riguarda il servizio Pedibus, anche questo partirà regolarmente lunedì. Non verrà effettuato per i primi 2 sabati, perché abbiamo problemi con i volontari, nel senso che sono persone che giustamente sono dichiarate molto molto disponibili e non abbiamo ritenuto necessario caricarlo ulteriormente, per cui i primi 2 sabati non verrà attivato il servizio. Verrà comunque messo un avviso diario a tutti i bambini con la collaborazione della scuola, come facciamo solitamente. I 2 tragitti vedono un incremento sostanziale di bambini, perché ne abbiamo 51 sul primo tragitto, cioè per intenderci quello da Via Bionda alle scuole elementari, e ne abbiamo 20
sul secondo tragitto, che è quello che parte da via San Bono e va alla scuola passando da via Ormellina. Lì adesso abbiamo ritenuto opportuno apportare qualche piccola modifica insieme ai volontari con i quali abbiamo fatto la riunione ieri mattina. E quindi le fermate comunque sono le stesse, il tragitto pressoché lo stesso, viene garantito per tutti. Ci saranno poi delle piccole modifiche sulla viabilità, questo a livello di polizia municipale, per evitare che quando la scuola sarà a regime, cioè dovrà ospitare sia i bambini dell'elementare che delle medie, ci siano dei problemi di traffico in quella zona, per cui sempre a diario verrà messa una comunicazione nella quale verranno spiegate proprio tutte queste modifiche. Io adesso posso anche dirvi le grandi linee, voglio dire, stiamo valutando, però è ancora presto perché poi partiremo dal 24. Questa scelta è stata fatta perché? Perché le prime due settimane non abbiamo questo problema così pregnante, e per dare modo di fare un avviso a diario ed avvisare tutti i genitori che da quella data si partirà con la nuova viabilità. Questo è quanto. Ha poi parlato la direttrice scolastica reggente, dottoressa Marica Draghi, che ha ribadito come l'intenzione di tutto il collegio docenti sia quella di attuare il doppio turno per poter tornare in una condizione di relativa normalità il 1 ottobre. Altro punto importante è quello dell'adeguazione alla sicurezza. La dottoressa Draghi ha ribadito come le insegnanti dovranno istruire gli studenti a tenere un comportamento civile corretto per massimizzare la sicurezza e l'integrazione. Vediamo un estratto del suo intervento. Abbiamo dedicato subito il massimo delle energie per cercare di studiare le soluzioni che, come dicevano prima i relatori che mi hanno preceduto, potevano essere diciamo percorribili. Detto questo, lavorando in maniera coordinata, in maniera convulsa, perché non c'è orario, ma va bene, l'obiettivo è uno, è quello di mettere in classe i bambini in sicurezza. Allora, l'impegno, le scuse cui faceva riferimento il sindaco, allora, noi abbiamo lavorato con l'obiettivo di aprire il 17 e di creare le condizioni per avviare l'anno con il doppio turno, come dicevo, come stanno facendo le scuole dell'Emilia Romagna aperte e terremotate, che apriranno ma che hanno subito il terremoto. Doppio turno, quindi abbiamo stabilito dal 17 di settembre al 1 di ottobre un periodo di 15 giorni di, diciamo così, tolleranza, perché l'organizzazione è un'organizzazione faticosissima, non solo per i bambini, ma faticosissima per tutti. Per cui io mi sono risentita col sindaco quando ho visto che noi avevamo come collegio docenti condiviso che questo potesse essere un termine ragionevole all'interno del quale far stare dei bambini di scuola elementare e di scuola media, soprattutto di scuola media, più provati come organizzazione, perché la scuola elementare funzionerebbe dalle 8:30 alle 12:30, la scuola media dalle 13:30 alle 18:30, quindi vivendo in mezzo ai ragazzi e sapendo come sono, perché anch'io ho dei figli, mi rendo perfettamente conto che insomma il carico diventa pesante e pressante, cioè questo presuppone per loro un'organizzazione completamente diversa. Mattino devo fare quello che normalmente devo fare al pomeriggio, insomma una serie di questioni che abbiamo detto giudicato essere tollerabili per 2 settimane. Ha preso poi la parola al sindaco, che ha comunicato la costruzione di un parcheggio per 46 vetture in prossimità della scuola elementare. È stato aperto poi lo spazio dedicato alle domande dei genitori. La prima questione è stata quella della tempistica. Come mai è passato tanto tempo tra l'assegnazione dell'incarico alla promoter e il raggiungimento di risultati concreti? Ha risposto l'architetto Sozzi, ricordando come la struttura fosse in possesso di un certificato di sicurezza datato 2006 per prove effettuate sugli orizzontamenti. Quindi, fino al risultato dello studio promoter, la scuola è stata giudicata agibile. È iniziato poi un momento di accesa discussione dove sono volati anche termini da bar. Evito di trascrivervi cosa è stato detto. Provvidenziale l'intervento della dottoressa Draghi per placare gli animi. Serve il raggiungimento di un punto d'accordo, dice. È intervenuto poi un altro genitore, che si è definito perplesso riguardo la sicurezza e l'ambiente dove dovranno seguire le lezioni gli studenti nei prossimi 15 giorni. Si troveranno in un cantiere, dove non si sente la maestra a 3 metri di distanza, dice. Prosegue ricordando come gli studenti si troveranno in una situazione disagevole. Si troveranno a seguire le lezioni in un solo istituto. Fino all'anno scorso erano divisi in 2 istituti diversi. Si chiede poi come sarà la situazione l'anno prossimo per le unità delle medie,
dovranno ancora andare a scuola nelle elementari? Ha risposto la direttrice Marika Draghi, spiegando come ci si è già confrontati con l'impresa per poter effettuare le operazioni più consistenti fuori dall'orario scolastico e delimitare le aree di messa in sicurezza. L'obiettivo? Permettere agli studenti di seguire le lezioni con il minor disturbo possibile. Ha preso poi la parola il sindaco Spinola, che ha spiegato come l'idea sia quella di alienare l'area dove giacciono le scuole medie, oppure accendere un mutuo bilancio consentito, e utilizzare il ricavato per la costruzione di un efficiente polo scolastico, con la nuova scuola secondaria di primo grado costruita nel campo adiacente alla pubblica assistenza. Si è passati poi all'intervento di Elena Fogliazza, che ha parlato a nome dell'Associazione Genitori. Vediamo il suo intervento. Prima considerazione che ci viene da fare è: c'è disagio per queste 2 settimane oppure 3 settimane, e credo che ciascuna delle persone presenti oggi abbia in misura o piccola o grande o alcuni grandissimo disagio. Quindi questo è un dato di fatto. A partire da questo lo chiediamo in particolare alla dirigente scolastica di tenere monitorate le eventuali problematiche che dovessero intervenire e in queste 3 settimane e nell'anno scolastico che sta per iniziare, in modo da queste problematiche condividerle nelle istituzioni competenti, quindi sicuramente nell'ambito della scuola, ma anche con le famiglie che sono insieme alla scuola, tutte indirizzate in un'unica direzione, che sono fare crescere questi ragazzi. E quindi questo anno scolastico che inizia, viverlo in questo modo, in modo costruttivo, cercando di affrontare assieme le eventuali problematiche, sperando assolutamente, scongiuriamo Elena, che siano problematiche talmente gravi da non essere risolvibili. Quello lo dobbiamo sperare tutti, perché sarebbe a danno di tutti se succedesse qualcosa di tanto grave, come è successo con il terremoto qui vicino a noi e come era successo all'Aquila, talmente gravi da il giorno dopo non avere più parole da dire. Quindi questo per quanto riguarda l'emergenza. Per quanto riguarda il futuro, io ho sentito parlare, abbiamo chiesto qualche giorno fa un incontro col sindaco rispetto al futuro della possibilità di avere 6 o 7 aule e una palestrina. Quello che forse oggi dovremmo chiedere tutti assieme è una scuola nuova, magari in un progetto modulare, dove adesso che ci sono pochi soldi si costruisca quello che si riesce con le nuove norme antisismiche, ma un progetto che possa essere estendibile modulare, in modo da avere delle strutture nuove dove i ragazzi possano fare delle attività, avere dei laboratori tipo di lingue straniere, avere anche il dopo scuola vicino. Sappiamo bene che il 34% dei genitori di Ponte dell'Olio lavorano tutte e due a tempo pieno, oggi siamo in pochi forse anche per quello. Quindi, rispetto a questo, un progetto modulare dove anche i servizi accessori siano collegati alla nuova struttura, quindi che inizi con i soldi che ci sono, con un mutuo, quel che è, e che poi possa crescere, espandibile, in modo che da tutta questa esperienza in noi critica possa derivare un miglioramento dei servizi per i ragazzi. Grazie. La preside ha risposto dichiarandosi in linea con il suo pensiero, rendendosi disponibile ad un percorso condiviso, da lei fortemente auspicato. È intervenuto poi un altro genitore che ha proposto l'idea di collocare, se la convivenza non dovesse rivelarsi sostenibile, gli studenti all'interno del palazzetto dello sport, dividendolo con pareti in cartongesso. Ha preso poi la parola l'assessore alla pubblica istruzione Enrico Veluti. Vediamo il suo intervento. No, sono compiaciuto perché finalmente si è aperto il dialogo. Volevo dire, lasciamo perdere un attimo le polemiche, al di là delle polemiche per le date, della perizia, non perizia. Vabbè, adesso ci troviamo in stato di emergenza, abbiamo già fatto tutto anche per me, erano nate delle polemiche precedentemente. Poi ho cercato di dire basta e lavoriamo per l'emergenza. Ormai l'emergenza c'è. Capisco che il disagio ci sia sia per i genitori, per gli alunni, per l'amministrazione, per la dirigente scolastica e per tutti i docenti. Quindi adesso, come diceva la dottoressa Draghi, noi dobbiamo cercare di dialogare come abbiamo fatto adesso, e mi fa piacere che ci sia parlato
nel futuro, che qualcuno abbia iniziato a parlare del futuro, perché dobbiamo pensare anche a quello. Inizieremo con l'anno nuovo a parlarne in giunta, perché anch'io faccio parte della giunta, sono l'assessore di riferimento. Forse mi sono attivato un po' troppo alla svelta il giorno che ho saputo dell'inagibilità della scuola, ma era mio dovere a informare qualcuno nel modo giusto, quello che mi competeva, e sempre in modo condizionale, perché le cose non erano ancora ufficiali. Poi oggi sono emersi tutti i dettagli alla perfezione, quindi siete tutti informati, io sono informato, lui è informato. Allora chiedo a voi di collaborare e di andare avanti in questo modo, perché io, se dovessi rifare questa perizia, la rifarei subito. Pensate, se non avessimo fatto, è un'emergenza, però non abbiamo parlato di questo, se non avessimo approfondito questa perizia della scuola media e magari fosse successo improvvisamente, che ne so, facciamoci le corna, un terremoto, qualcosa, qualsiasi cosa, e avendo saputo che non era agibile, sarebbe stato peggio. E quindi dobbiamo dire, meno male che abbiamo fatto questo in 5-6 comuni da quando è uscita questa legge, noi ci siamo attivati subito per mettere in sicurezza, perché la competenza dell'amministrazione comunale e in prima persona il sindaco, che è il presidente dell'assemblea e del consiglio comunale, è proprio quello della sicurezza per i cittadini e soprattutto gli alunni, ma tutti compresi. Quindi io sono contento che si sia fatto questo. L'unica cosa è che in caso di emergenza il disagio lo capisco, c'è per tutti, e cerchiamo di fare, io sono disponibile per tutti, quindi noi ci metteremo all'opera da adesso, e come abbiamo sempre fatto prima, quando non c'era ancora la legge antisismica, che collaboravo già con la docente qui davanti a me, la Sandra, non mi viene il cognome, Rossi, che ogni volta che si presentava qualche disagio che riguardava la sicurezza della scuola, noi ci mettevamo in contatto e si risolvevano le cose. Adesso le cose sono cambiate, perché è subentrata questa cosa dei terremoti, e giustamente io sono contento, abbiamo fatto bene, secondo me, lo ripeterai ancora. Quindi io sono disponibile e mi sono sempre riferito ai pareri dei tecnici. Spero di poter collaborare insieme a voi e portare a termine questa cosa serenamente. Grazie. Si è poi conclusa la riunione, più o meno prolifica, che dir si voglia, ma che ha aperto finalmente le trattative tra genitori e amministrazione comunale e scolastica. Molto è già stato deciso, ma proposte intelligenti possono portare ad un miglioramento nella vita scolastica degli alunni non indifferente. Andiamo avanti. Non erano andati tanto per il sottile i due rapinatori che l'anno scorso avevano assaltato il supermercato Lidl di Ponte dell'Olio. Verso le 20 si erano appostati per aspettare che il responsabile chiudesse il negozio per bloccarlo sul retro mentre usciva. Le botte erano volate subito. Nella colluttazione era caduto per terra un marsupio che indossava la vittima. I banditi l'avevano preso, impossessandosi così dei primi 3.000 euro del bottino. «Apri presto e non fare il furbo, perché sappiamo dove abiti», avevano intimato i rapinatori, terrorizzando così il 35enne, loro vittima. «Dacci le chiavi della cassaforte e fai alla svelta», avevano poi ordinato. Una volta ottenute le chiavi, avevano arraffato 4.000 euro ed erano fuggiti, raggiungendo il complice che li attendeva fuori, ma non prima di aver chiuso il commesso in bagno. Al termine di una complessa indagine durata ben un anno, i due rapinatori sono stati individuati ed arrestati. Vediamo il servizio di Gian Maria Vianova. Al termine di un'indagine complessa durata un anno, i due rapinatori che avevano preso di mira il Lidl di Ponte dell'Olio sono stati individuati e arrestati. Sono fratelli, Jonathan e Paolo Liotto, di 33 e 36 anni. Il più giovane è residente a Busto Arsizio, l'altro a Milano. Sono entrambi in carcere, ma manca all'appello il complice che durante il colpo, che è andato a segno il 22 settembre 2011, aveva avuto il ruolo di palo. I carabinieri del nucleo investigativo di Piacenza non hanno dubbi sul fatto che siano loro gli autori della rapina. Ma sentiamo i dettagli dell'operazione attraverso l'intervista al capitano Rocco Papaleo. Le immagini sono state gentilmente concesse da Teleeducato Piacenza.
Si è trattato di un'indagine durata circa un anno per riuscire a raccogliere gli elementi che hanno portato all'emissione di questa custodia cautelare in carcere per due fratelli pregiudicati milanesi. I due rapinatori, dopo aver individuato l'obiettivo, aver effettuato diversi sopralluoghi, avevano al momento della chiusura del supermercato fermato il responsabile che aveva le chiavi della cassaforte nonché l'incasso della giornata e dopo averlo malmenato lo avevano rapinato. Abbiamo stabilito appunto dalle indagini che questi due rapinatori dopo aver commesso la rapina si erano andati a riparare nel milanese, dal resto il loro luogo di provenienza. E le indagini sono state abbastanza complicate, più che altro perché sono state fatte a largo raggio, nel senso che siamo riusciti a risalire a loro da una targa, non dalla presenza di questa targa però sul territorio piacentino, bensì da un varco autostradale. Da uno screening praticamente di targhe ritenute sensibili, utili, nel senso che i passaggi riguardavano centinaia di macchine, abbiamo trovato questa targa che poteva essere, anzi che abbiamo stabilito essere in uso a uno di questi due soggetti e dopo vari servizi di pedinamento e osservazioni eseguiti nel milanese, abbiamo anche stabilito che erano soliti questo soggetto, nonché il fratello, venire nella nostra provincia, in particolare a Grazzano Visconti per visitarla e nelle colline attorno a Ponte dell'Olio per andare in qualche agriturismo. A chiudere il cerchio, il riconoscimento fotografico da parte della vittima della rapina. Nonostante i due banditi avessero indosso occhiali da sole e cappellini, qualche dettaglio era stato notato comunque. Tra questi, un grosso tatuaggio che sputava da una maglietta. Gli inquirenti hanno poi scoperto che, effettivamente, uno dei due fratelli portava un grosso tatuaggio sul petto con la scritta Carpe Diem. A quel punto, il fascicolo redatto dai carabinieri è finito sul tavolo del sostituto procuratore Antonio Colonna, che ha richiesto al GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice Giuseppe Bersani l'ha firmata ed i militari del nucleo investigativo l'hanno eseguita. Voltiamo pagina. Da lunedì ricominciano i corsi per i nuovi volontari alla pubblica assistenza a Valnure, ma sentiamo i dettagli direttamente al responsabile Massimiliano Gervasi. Ci troviamo di fronte alla sede della pubblica assistenza per presentarvi il nuovo corso per volontari soccorritori attraverso un'intervista al responsabile dell'addestramento Massimiliano Gervasi. Quindi volevamo fare qualche domanda per Teleponte anche per presentare questo corso, intanto una presentazione su come si diramerà questo corso. Allora, il corso è previsto per il 17 settembre 2012 alle 20:30, è aperto a tutti i cittadini, incominciando dall'età di 16 anni, quindi anche ai ragazzi più giovani. È completamente gratuito. L'obiettivo che abbiamo noi è quello di formare persone al primo soccorso. Se poi lo riterranno, potranno fermarsi da noi in sede e espletare viaggi prenotati oppure espletare le emergenze. Durante questa serata sarà presente uno staff di formazione composto dal qua presente dottor Francesco Feoli, che è il nostro direttore sanitario, poi ci sarò io, l'infermiere Massimiliano, poi avremo Giorgio Villa, il nostro presidente, Giuseppe Maffei, Cinzia Figli, Rita Figli, Giorgio Barbieri, Andrea Casarori, Fausto Anselmi, Mario Romanini, Paolo Risposi, Simone Montanari e Mattia Rovita. Tra questi abbiamo anche ragazzi giovani, molto in gambe, molto preparati, e quindi quello che posso dire a tutti è quello di essere presenti a questo evento e cercare di essere numerosi. Da parte del presidente Giorgio Villa, intanto ne approfitto per ringraziare tutta la cittadinanza per l'aiuto che sempre viene dato a questa pubblica assistenza, soprattutto le adesioni che si fanno con le sottoscrizioni. Per informazioni sul corso potete prendere contatti direttamente sul nostro sito www.pubblicavalnore.it oppure potete chiamare Giorgio Villa al 335 52 34 156 o responsabile corsi Massimiliano al 339 68 81 807.
Niente, io vi ringrazio tantissimo e vi saluto caramente. Andiamo avanti. La settimana scorsa presso la piscina comunale di Ponte dell'Olio si è verificato un tentativo di furti. Sentiamone i particolari. Gianmaria Vianova. Ci troviamo di fronte alla piscina comunale di Ponte dell'Olio, che è stata chiusa anticipatamente causa maltempo. Lunedì notte è venuta un'incursione proprio qui, che a quanto pare non ha portato via niente, quindi non c'è stata trafugazione, ma ha provocato danni ai serramenti. Incursione nella piscina comunale di Ponte dell'Olio. Probabilmente si tratta dell'azione di un gruppo di vandali, perché, al di là dei danni dai serramenti e dalla confusione lasciata nel magazzino, non sembra essere sparito nulla dalla struttura sportiva. Pensiamo che siano entrati sabato sera o, ancora più probabilmente, nella giornata di domenica, approfittando del fatto che ormai la stagione si è conclusa e che in quel momento non era presente nessuno in piscina, spiega il direttore responsabile Maximilian Gentile. Una volta scavalcato il recinto, gli intrusi hanno rotto i serramenti del bar, una porta del magazzino e messo tutto sotto sopra. Entità del bottino praticamente inesistente, salvo qualche oggetto insignificante. Ma i danni ai serramenti sono significativi. Questo è il bilancio del raid. I titolari della struttura hanno avvisato i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo. Bene, passiamo ora ad una notizia di cultura. Sabato scorso, nel piazzale del Castello di Castione, è stato presentato un racconto storico sulle antiche vicende dei tre borghi di Castione, Cassano e Montesanto. Vediamo il servizio. Tre villaggi di collina, tre storie diverse, un filo rosso che li avvolge. Il passato di alcune frazioni di Ponte dell'Olio, con ciò che hanno in comune, è riemerso sabato 8 settembre 2012 nel corso di un appuntamento culturale organizzato dal gruppo Amici della Chiesa di Castione, in collaborazione con il parroco di Ponte dell'Olio, Don Luigi Bavagnoli. È stato appunto Castione sede dell'evento e Teleponte ha avuto la possibilità di intervistare i due organizzatori e qualche partecipante di questa magnifica serata. Siamo qui con il signor Pronti, uno degli organizzatori di questa magnifica serata, e volevamo chiedere da cosa nasce appunto questa serata. Questa serata nasce da un lavoro che stiamo facendo da alcuni anni di ricognizione sul passato per sapere dove ci troviamo, perché purtroppo abbiamo perso tutte le coordinate. Quindi la gente che abitava Castione erano 1000 persone, oggi ce ne sono qualche decina, e quindi questo passaggio da allora a ora è veramente cruciale. Cercare nel passato vuol dire capire anche il presente, e quindi questa serata è stata un po' un racconto storico su quello che era una volta un insieme che oggi non è più, ma che è unito ad esempio da una strada che va in crinale e che le unisce questi tre borghi, Castione, Montesanto e Cassano, in modo straordinariamente veloce. Non si scende giù, non si sale, ma era proprio un collegamento quasi ombelicale. E quindi questo momento di riflessione storica è fondamentale, perché ricostruisce una comunità che oggi si è frantumata, se non addirittura prosciugata, tal punto che gli abitanti sono molto molto ridotti. Però erano una grande realtà storica. E è stato soddisfatto della riuscita di questa serata? Beh, molta gente è venuta, quindi molti hanno bisogno di capire, molti sono nati qui, molti hanno residenza, quindi vogliono capire dove si trovano, e questo momento è stato importante, perché noi abbiamo detto da dove vengono e dove sono. Questa è un'operazione fondamentale, perché soprattutto in Italia, perché altrove si sa che le nazioni, le culture, la storia nasce in modo molto più recente, ma qui parliamo prima del 1000, parliamo nell'Ottocento prima del 1000, oppure nel 1100, quindi siamo in una situazione di grandissima antichità che noi dobbiamo richiamare, dobbiamo studiare il passato per capire il presente e indovinare il futuro. Bene, lei come si è trovata questa sera?
È stata una serata molto molto interessante, vuoi per i lettori, le luci, la musica, ma soprattutto quello che hanno letto sulla storia di questi tre paesi, una storia di questa famiglia che aveva acquistato, adesso non ricordo bene, ma ha avuto in eredità o acquistato questi territori. E per me, che sono una cittadina, è stato molto interessante. Penso anche per la storia passata e presente, ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi, nuove generazioni, che hanno, per non dimenticare la storia del passato e portare avanti i valori in un futuro anche di questi territori. Grazie comunque. Le ringraziamo. Bene. Dal punto di vista di un bambino, come vi siete trovati questa sera? Ah, mi è piaciuto moltissimo. È stata una serata bellissima. Bene, lei come si è trovata questa sera? Bene. La storia di questi tre, tra Ponte dell'Oglio, Cassano e Montesanto, mi è piaciuta molto. Bene, lei come si è trovata questa sera? Mi sono trovata molto bene, forse così tutte le sere. E lei vive qua, mi sembra, da quando è nata proprio? Sì, io vivo qua a Costione, da quando sono nata ci sono ancora. E gli è piaciuta quindi la storia del suo paese e degli altri due comuni? Sì, sì, sì. Voi come vi siete trovati questa sera? Vi è piaciuto? Sì, l'intervista di gruppo. Certo, allora credo che la serata sia piaciuta a tutti. La cosa importante che vogliamo dirvi è che è da un po' di tempo che stiamo lavorando perché si ricostituisca, come dire, si è ricostituito un gruppo di persone che ha particolarmente a cuore Castione, la chiesa di Castione, e la novità di questa cosa di stasera credo che sia da ricondurre all'aver recuperato in termini anche storici il legame che esiste tra Castione, Montesanto e Cassano. La strada, per esempio, che li collega tutti e tre questi borghi, già, dice già di suo come questi borghi storicamente fossero collegati, no? Allora è molto importante che stasera ci fossero tutte le persone che venivano da tutte e tre questi insediamenti, perché più che mai ora come dire, lo spopolamento ha diradato la popolazione di questo posto, ha ancora più significato invece lavorare insieme per tenere viva l'identità storica e culturale di questo luogo. Bene. Viva Castione! Andiamo avanti. Nuovi svolgimenti sull'ingarbugliata vicenda delle province. Vediamo il servizio. Gianmaria, a te la linea. 18 settembre alle 14.30 si riunirà l'ampio ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali per costruire un piano condiviso di riordino delle province. Lo ha annunciato nella tarda serata di venerdì la presidenza del CAL, Marcella Zappaterra, rispondendo a una nota congiunta firmata alcune ore prima dai presidenti delle province di Piacenza, Trespidi, e di Parma, Bernazzoli. Nella nota i due presidenti dichiaravano di ritenere quantomeno strano che il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione abbia illustrato le ipotesi di riordino delle province senza aver prima consultato direttamente gli amministratori locali, membri dello stesso, ai quali l'unica convocazione che risulta è quella del prossimo 1 ottobre. Le nostre province, proseguivano, stanno ancora lavorando al tavolo dell'Unione Province d'Italia regionale per presentare una proposta di riordino complessiva. Non c'è alcuna decisione precostituita, è la risposta della Zappaterra. In Emilia sono tre le ipotesi avanzate finora per il riordino secondo i criteri della Spending Review. La provincia unica dell'Emilia, Piacenza, Parma, Reggio e Modena, le due province che compierebbero Piacenza, Parma e Reggio Modena, poi l'ipotesi che vedrebbe insieme Piacenza, Parma e Reggio, con Modena che resterebbe da sola. E sono ipotesi, ogni altra affermazione è arbitraria e libera interpretazione. I tempi sono strettissimi e non permettono consultazioni. Ma quando sarà convocato il Consiglio? Il 18 settembre. I tempi si fanno ancora più stretti. Andiamo avanti.
La Regione ha stanziato circa 648.000 euro per interventi di manutenzione all'edilizia residenziale pubblica per 22 comuni del territorio piacentino. L'importante somma è stata sbloccata nei giorni scorsi su interesse del consigliere regionale Marco Carini, PD, e sarà ripartita in maniera proporzionale agli interventi richiesti dai comuni stessi. A beneficiare della somma in maniera più consistente sarà il comune di Fiorenzuola con 127.000 euro, seguito da quelli di Piacenza e Castel San Giovanni. Contributi minori spalmati poi sui comuni di Vigolsone, Ponte dell'Olio, Podenzano, Rottofreno, Monticelli, Carpaneto, San Giorgio, Gragnano, Sarmato, Corte Maggiore, Lugagnano, Caorso, Gossolengo, Coli, Cadeo, Borgonovo, Alseno, Rivergaro e Pontenure. Voltiamo pagina. Una bomba probabilmente da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata ritrovata in un campo nei pressi del Nure a riva di Ponte dell'Olio. Un muratore l'ha trovata e pensando non ci fosse pericolo se l'è portata a casa. I familiari però, preoccupati della scoperta, hanno avvistato i carabinieri di Ponte dell'Olio che hanno provveduto a metterlo in sicurezza in un territorio incolto in attesa dell'intervento degli artificieri. L'ordigno è stato fatto esplodere dal secondo reggimento del genio Pontieri di Piacenza giovedì 13. 8 settembre. È Alessia Franchi a vincere la puntata dell'8 settembre di Veline a passare così alle finali. Tra le 7 ragazze bionde partecipanti, Alessia è una delle concorrenti ripescate dalla redazione del programma condotto da Ezio Greggio. Alessia Franchi ha 22 anni ed è una nostra compaesana. Alessia studia le lingue, lettere e letteratura straniere, ma non le mancano già esperienze nel mondo dello spettacolo. Infatti è stata conduttrice di Zelig Lab a Piacenza e le è bastata una barzelletta raccontata in modo simpatico per convincere la giuria. Alessia ha vinto dopo l'ex Aequo con Lara Aprile. Lara Aprile, numero 5, viene da Monza, ha 21 anni e fa la commessa, ama ballare ed è appassionata di fumetti. Vediamo ora l'esibizione di Alessia. Si chiama Alessia Franchi, ha 22 anni, eccola qui, arriva buonasera. Da Ponte dell'Olio, buonasera, sì, se non mi do la mano da solo, studentessa, sì, mi dicono che tu ami l'opera lirica, è vero? Sì, io per tanti anni ho partecipato ad alcune opere liriche come ballerina o figurante con la Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Sì, è stato molto bello. So che hai anche lavorato a Zelig. Sì, in realtà abbiamo fatto a Piacenza dal 2009 al 2011 un laboratorio di Zelig Lab e io partecipavo come co-conduttrice. È stato molto divertente, ho conosciuto tanti comici. Non ho dubbi, non alcuni ho dubbi. Dei quali poi sono anche andati in prima serata al Zelig Off. Tra le tante attività che hai, trovi però anche il tempo di studiare, è vero? Sì, cosa studi? Io studio lingue e letterature straniere a Milano. Benissimo, sì. Adesso vogliamo vedere come te la cavi ballando. 1, 2, 3, stacchetto! Veniamo. Da tutta la redazione un in bocca al lupo ad Alessia per la sua carriera. Bene, passiamo ora alla rubrica 7 giorni con gli appuntamenti della nostra parrocchia e del comune. Domenica 16 settembre, ore 12:15, celebrazione eucaristica per la festa della Madonna Addolorata a Sarmata. Dalle 16, presso l'area parrocchiale San Giacomo, convivio musicale con nuovi e vecchi protagonisti della musica in Valnure. Programma, dalle 16, musica con gruppi giovani e merenda con salumi e gnocco fritto. Dalle 19, cucina del territorio, primi piatti, carni alla griglia, menù bimbi e prezzi anticrisi. Dalle 21, Bopping Shoes e Andromeda.
la prima edizione di Gusto Rock è organizzata dal Circolo Anspi Arcobaleno e dall'Oratorio San Giacomo per finanziare l'attività assistenziale dell'oratorio. Si comunica che presso l'ufficio anagrafe del Comune è possibile sottoscrivere il seguente referendum: abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, scadenza il 30 settembre 2012. Chi desidera sottoscrivere dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Comunicazione dall'Istituto Comprensivo di Ponte dell'Olio. Si comunica che le lezioni inizieranno regolarmente lunedì 17 settembre 2012 con il seguente orario. Scuola primaria dal 17/9/2012 al 06/10/2012, sabato incluso, dalle ore 8 alle ore 12:30. Scuola secondaria dal 17/9/2012 al 06/10/2012, sabato incluso, dalle ore 13:30 alle ore 18:30. Passiamo ora ad un altro avviso dal Comune. In località Casalino di Ponte dell'Olio è stata trovata una cagnolina di piccola taglia con collarino colore rosso. Non ha microchip né tatuaggi. È stata soprannominata Fuffi. Chi la riconoscesse e potesse dare indicazioni per ritrovare il proprietario, telefoni in Comune allo 05 23 87 44 18. Per evitare a Fuffi di essere avviata al canile, è invitato a telefonare al succitato numero anche chi potesse rendersi disponibile per un affido temporaneo o per un'eventuale adozione. Bene, vediamo ora gli appuntamenti su Teleponte. Fra qualche istante andrà in onda il Almanacco della settimana, il programma di cultura popolare a cura di Silvana Ratti. Quest'oggi alle 15 in diretta dai nostri studi, Magico, giochi telefonici a premi. Lunedì alle 19 trasmetteremo la replica di questa edizione di Ponte Magazine, seguita sempre dal Almanacco della settimana. Martedì alle ore 19, speciale inaugurazione della pubblica assistenza Valnure. Mercoledì, sempre alle ore 19, rubrica economica a cura di Gianmaria Vianova, in diretta. Giovedì alle 19 il programma comico I Ciaparat. Venerdì alle 19, stazione musica, il programma musicale a cura di Gianluca Libelli. Domenica alle 15, Magico, giochi a premi in diretta per grandi e piccini. Bene, è tutto per questa edizione di Ponte Magazine. Vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci a domenica prossima.